Buonasera al TG Lis. Sono finiti in carcere e dovranno difendersi dalla pesante accusa di tentato omicidio i tre olbiesi accusati di aver pestato a sangue Miguel Ángel Páez, 69 anni argentino, nella sua abitazione di Via Marche. Le manette sono scattate per due giovani di 21 e 23 anni e per un uomo di 53. Le immagini si riferiscono al primo sopralluogo degli specialisti dei carabinieri del RIS. I tre, con un blitz avvenuto ai primi di febbraio, avevano ridotto in fin di vita il cuoco sudamericano. Da allora l'uomo, che ha riportato la paralisi delle braccia e delle gambe, non è mai uscito dall'ospedale e vive in condizioni critiche. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura della Repubblica di Tempio, affidate ai carabinieri di Olbia, la sera tra sabato e domenica della prima settimana di febbraio, i tre sono introdotti nella casa del cuoco. L'uomo ha tentato invano di difendersi, ma contro la furia degli aggressori, in particolare del 23enne che conosceva, ha dovuto soccombere. Con un ribasso dell'85% sulla Cagliari Roma-Fiumicino, del 55% sul collegamento dal capoluogo sardo con Milano Linate, l'80% sulla tratta che da Olbia conduce a Linate, mentre il collegamento del Costa Smeralda con la capitale sarà condiviso con Volotea senza compensazioni. Il 26 ottobre esce definitivamente di scena Ita Airways. La ex Alitalia, oggi forte della partecipazione azionaria tedesca, per 60 anni è stato il principale vettore in attività nell'isola. Aeroitalia invece ha scelto, così come le altre compagnie, di non partecipare al bando regionale per lo scalo di Alghero. Se ne riparlerà il 9 ottobre, quando è in calendario la nuova apertura delle buste per l'affidamento delle rotte in continuità con lo scalo della Riviera del Corallo. L'assessora regionale dei trasporti, Barbara Manca, ha dichiarato che all'inizio della prossima settimana terrà un vertice col Ministero dei Trasporti. Ha preso il via oggi da Sassari la protesta promossa dal sindacato Nursing Up, una mobilitazione che interessa tutte le aziende sanitarie della Sardegna e che promuove la tutela dei diritti degli infermieri e dei professionisti dell'assistenza, un sit-in che verrà replicato nei prossimi giorni anche in altre province dell'isola. Carichi di lavoro eccessivi, impossibilità di conciliare la vita lavorativa con quella privata, retribuzioni più basse d'Europa. Il responsabile regionale di Nursing Up, Diego Murracino, mette in discussione una riforma sanitaria che ritiene non essere soddisfacente. Occorre risolvere tutta una serie di problematiche che stanno portando a far considerare le professioni sanitarie non attrattive per le nuove generazioni. La priorità, sottolinea il sindacato, deve essere quella di ampliare l'organico con nuove assunzioni. I finanzieri del Comando Provinciale di Sassari e della Compagnia di Alghero hanno effettuato un importante intervento operativo per contrastare l'illecita vendita di capi ed accessori da abbigliamento contraffatti. L'operazione ha consentito di sottoporre a sequestro, presso un negozio di Alghero, oltre 500 articoli tra borse, occhiali da sole e portachiavi riportanti il marchio contraffatto di noti brands internazionali. I prodotti illeciti esposti in vendita sono stati rinvenuti dai militari della Compagnia di Alghero all'interno di un locale commerciale situato in pieno centro storico, all'interno di un'area pedonale frequentata da turisti e ad alta densità commerciale. Il rappresentante legale della ditta individuale è stato segnalato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.
Quarto Sant'Elena compie un importante passo avanti per la sicurezza dei cittadini con l'installazione di 6 nuove telecamere di videosorveglianza che si aggiungono a quelle già presenti, portando il totale a 22. Il progetto del valore di 170.000 euro è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale per dare risposte concrete e rapide all'esigenza di pubblica sicurezza e di controllo della viabilità, esigenze che sono emerse anche in seguito ad alcuni incontri con le forze dell'ordine. Le nuove telecamere sono state posizionate in punti chiave della città. Tra le aree monitorate ci sono la rotatoria del Margine Rosso, le principali intersezioni di Viale Colombo e l'ingresso del Carrefour di Viale Marconi. Le telecamere hanno due funzioni principali. Alcune sono dedicate alla lettura delle targhe dei veicoli per tenere sotto controllo il traffico e individuare eventuali veicoli sospetti, mentre altre sorvegliano le aree circostanti per prevenire furti e vandalismi. Sei giorni di spettacoli sotto il tendone e di laboratori per promuovere la creatività grazie a una collaborazione tra associazioni, cittadini e artisti dentro e fuori dalla Sardegna. Al via con tante novità ieri sera a Nuoro la 7ª edizione di Patapum, festival per bambini creativi, organizzato da Bocche Teatro sotto la direzione artistica di Monica Corimbi e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Nuoro, a partire dalla sede che accoglie il festival, vale a dire il Parco Archeologico di Tancamanna, in cui è stato montato lo scenografico tendone del Teatro delle Foglie, che ogni sera ospita gli spettacoli per i ragazzi e le loro famiglie. La mattina spazio ai laboratori per ragazzi, a quelli di monociclo, giocoleria e teatro dei clown, a quelli di archeologia curati dallo staff di Tancamanna. Grazie per averci seguito, arrivederci.